Salve a tutti e benvenuti alla seconda puntata, vlog di Tomodachi Girl. Oggi ho cambiato location, sono passata dalla stanza da letto alla cucina perché non lo so perché, chi se ne frega. Oggi vi voglio parlare delle relazioni su Tomodachi Life. Come funzionano le relazioni? Che cosa succede? Quali sono gli imbrogli stile beautiful? Nel vostro condominio potete inserire i Mi. Ecco, la mia bellissima Mi Elena, io l'ho creata apposta per farla fidanzare con il buon Mi di Christian, ma Christian non ne vuole sapere. Cioè, sono loro che decidono con chi fidanzarsi o di chi innamorarsi. Il Mi di Christian si è innamorato del Mi di Lady Gaga e non c'era verso di farli disinnamorare. Ho cercato di far fidanzare Lady Gaga con un altro Mi, ma niente, la testa di Christian va sempre là, sempre su Lady Gaga. Che ho fatto? Ho eliminato di Gaga, l'ho cancellata proprio via show. Nel mio Tomodachi, nella mia isola, io devo essere la più bella e basta. Non c'è solo l'amore in Tomodachi Life, ma c'è anche l'amicizia. E allo stesso modo, l'amicizia voi non potete decidere con chi il vostro Mi sarà amico, ma è un qualcosa del tutto casuale. E in base anche al carattere del Mi, i vostri Mi decideranno con chi legare, con chi fare amicizia. Cos'altro è successo nell'isola di Orzoppia? Ho aperto diversi negozi, anche se ancora non li ho sbloccati tutti. Ho il negozio di vestiti, banco dei pugni, ripegni in realtà, dove posso vendere tutti gli oggetti inutili e fare soldi. Poi cosa c'è? Ho sbloccato anche il telegiornale, dove ci sono notizie sicuramente più interessanti di quelle che passano in TV. Speriamo che nella terza puntata il mio Mi e il Mi di Christian finalmente combineranno qualcosa. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata e magari avrò anche un abbigliamento più adeguato. Ciao!